L'assemblea dei soci di Civibank chiude l'era del Piero e inizia quella di Sparcasse. La lista istituita dall'Istituto Alto Oltesino riceve quasi il 90% dei voti. Ultima ratifica martedì 7 giugno con il primo CDA. Sono state 6.400 le domande per rimborsi da parte dei soci traditi di Copca e di Cooperative Operaie arrivate alla Regione e alle Camere di Commercio regionali, già versati oltre 5 milioni di euro. Incidente mortale sulla Cimpello Sequals all'altezza di Zoppola, perde la vita una donna italiana di 55 anni, nata a Vienna, rimasta schiacciata nella sua auto tra due mezzi pesanti. Festa dell'Arma dei Carabinieri in Piazza Libertà a Udine per i 208 anni di fondazione, il generale della Legione Friuli Venezia Giulia Azzeni. Il tempo del Covid ci ha insegnato ancora di più ad ascoltare. Il prosciutto di San Daniele è sbarcato alla Milano Design Week. Al fuorisalone è stata inaugurata l'installazione Vento, un viaggio multisensoriale nel tempo fino alle origini del prodotto friulano d'eccellenza. Buonasera e ben ritrovati al nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo questo telegiornale chiudendo la diretta della festa dell'Arma dei Carabinieri per l'anniversario della fondazione, che trasmetteremo successivamente in forma integrale. I soci di Civibank hanno deciso di voltare pagina. Nell'assemblea di oggi è stato eletto il nuovo CDA targato Sparcasse, che ha trionfato con l'89% dei voti. Finisce l'era del presidente Michela Del Piero, che sarà sostituita da Alberta Gervasio. Nuova era per Civibank. I soci hanno deciso di voltare pagina. La banca friulana così è passata ufficialmente e definitivamente sotto il controllo di Sparcasse, che ha visto trionfare la propria lista per la nuova governance dell'istituto di credito con l'88,9% dei voti. Un risultato netto e insindacabile, quello espresso dall'assemblea odierna, svolta a porte chiuse con la partecipazione dei soci attraverso un rappresentante designato. Si chiude qui la presidenza di Michela Del Piero a capo del CDA uscente e della lista che ha ottenuto il 10,1% delle preferenze e che ha dato battaglia anche con i ricorsi legali per evitare il passaggio di mano attraverso un'OPA da sempre ritenuta ostile, ma che si è conclusa con Sparcasse a oltre il 75% del capitale sociale e che ha trasferito e pagato azioni e warrant. E così a guidare Civibank sarà la manager ADD Blue Energy Alberta Gervasio, che sarà affiancata dai vice Guglielmo Pellizzo, già numero 2 della banca, e Aldo Bulgarelli, ruoli che saranno ufficializzati nel CDA di martedì 7 giugno. Nel consiglio di amministrazione siederanno anche la manager triestina Lidia Glavina, il presidente dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia Antonio Marano e i tre dirigenti di Sparcasse, Mario Cappelletti, Luca Cristoforetti e Armin Weissenegger. Resta fuori Silvano Chiappo, in rappresentanza dei piccoli azionisti, che ha ceduto il posto a un rappresentante della lista rivale, Andrea Stedile. Il nuovo consiglio di amministrazione resterà in carica per 3 anni. Per i componenti sono stati stabiliti compensi per 25.000 euro lordi più 300 euro di gettone a ogni CDA. Nell'assemblea di oggi, che ha visto rappresentate 11,8 milioni di azioni, pari al 44% del totale, sono stati anche approvati il bilancio, che aveva chiuso a 14 milioni di euro di utile con il 59,7% dei voti, e la distribuzione dell'utile con un dividendo ordinario pari a 20 centesimi per azione per un importo complessivo di 5,3 milioni, approvata con il 60,4% dei pareri favorevoli. L'operazione rimborsi Copca e Cooperative Operaie è arrivato all'atto conclusivo. Le Camere di Commercio Pordenone Udine e Venezia Giulia hanno raccolto 6.400 richieste, la maggior parte delle quali sono già state liquidate grazie agli oltre 6 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione. Sono circa 6.400 le domande presentate ammesse alle procedure di liquidazione per i rimborsi Copca e Cooperative Operaie con i fondi messi a disposizione dalla Regione. La liquidazione degli importi è avviata a maggio e è arrivata alle fasi conclusive. L'operazione ha coinvolto dal punto di vista logistico la Camera di Commercio di Pordenone Udine e quella della Venezia Giulia. La misura del ristoro era stata fissata nel 10% per i prestatori di cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli e nel 25% per quelli di Copca. Integrate alle spettanze ammesse dai liquidatori, le risorse complessive ristorano l'88% delle perdite per i risparmiatori della società cooperativa carnica di consumo e l'89% della cooperativa triestina. La Camera di Commercio di Pordenone Udine ha terminato le liquidazioni entro il 1° giugno, superando i 5 milioni di euro.
Sono 1502 le persone che hanno presentato domanda, che sono state ritenute ammissibili. Più numerose sono state le richieste degli aventi diritto per le cooperative operaie. Ho ricevuto circa 4900 domande, di cui avevamo già liquidato 1202 domande. Il liquidatore sta valutando le altre domande e come arrivano noi liquidiamo. La cronaca, un incidente mortale nel pomeriggio sulla Cimpello Sequasa all'altezza di Zoppola, a perdere la vita una donna italiana di 55 anni, nata a Vienna, che alla guida di un'auto si è scontrata frontalmente con un veicolo commerciale, tra i mezzi in fila un altro serio incidente. Uno schianto tremendo nel tardo pomeriggio di oggi sulla Cimpello Sequasa è costato la vita a una 55enne che viaggiava a bordo di una Dacia Duster. La donna, nata a Vienna e residente in Italia, ha perso il controllo dell'auto ed è andata a scontrarsi frontalmente contro un furgone di un'azienda dell'edilizia di Oderzo. L'impatto è stato violentissimo e la donna è morta praticamente sul colpo. Inutili tutti i soccorsi. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno estratto il corpo con le pinze oleodinamiche, ma per lei non c'era nulla da fare. Il personale medico, arrivato con automedica, ambulanze e degli soccorso, non ha potuto che constatarne il decesso. I sanitari hanno invece soccorso l'autista del mezzo commerciale, ferito leggermente, ma sotto shock, che è stato portato in ospedale a Pordenone per accertamenti, dove sarà sottoposto anche al test tossicologico e alcologico. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Cordenons che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La donna, per una distrazione o un malore, potrebbe aver invaso la corsia opposta scontrandosi con il veicolo commerciale. I mezzi sono sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'incidente ha creato lunghe code in entrambe le direzioni. Tra i veicoli in fila si è verificato poi un altro scontro. Un'auto è stata tamponata da un camion ed è rimasta incastrata tra due mezzi pesanti. L'autista, ferito in modo serio ma cosciente, è stato soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco e portato in ospedale. Udine ha ospitato le celebrazioni per i 208 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri in Piazza Libertà. Il generale della Legione Friuli Venezia Giulia ha voluto, davanti alle autorità e ai carabinieri premiati per il loro servizio, le difficoltà che l'Arma ha affrontato nel periodo del Covid e quanto questo abbia pesato non solo sull'attività operativa, ma anche abbia seminato lutti in ogni parte d'Italia. In questo tempo estremamente complesso, globale, fluido, digitale, siamo stati sottoposti a cambiamenti di vita radicali. Abbiamo mutato le nostre abitudini, messo da parte i sogni e dato un peso diverso a ciò che davamo per scontato. Per un paio d'anni non siamo stati liberi di scegliere, ci siamo confrontati col tema della solitudine, soli con la nostra famiglia, talvolta soli nella nostra famiglia. Abbiamo imparato a comunicare attraverso i display, interrotto le consuete relazioni sociali e smesso di abbracciarci, condividendo un inaspettato senso di smarrimento ed incertezza. L'Arma, insieme alle altre forze armate e di polizia, in piena sinergia con le amministrazioni locali e la protezione civile, con il prezioso supporto dei tanti impagabili volontari, ha sostenuto in ogni modo l'encomiabile sforzo del personale sanitario. Questo tempo ci ha insegnato ad ascoltare per capire, più che per rispondere. È stata una vicinanza costante e molto gratificante, che anche per i carabinieri ha avuto un prezzo. Nell'Arma ci sono stati circa 42.500 contagiati e 33 militari sono deceduti. Anche a Trieste si sono celebrati i 208 anni di fondazione del Corpo dei Carabinieri e con l'occasione è stato tracciato anche il bilancio dell'attività di quest'anno e del 2021. Quasi 2.300 reati gravi perseguiti come rapine, furti, truffe e omicidi nel 2021. E questo è il numero più rilevante dell'attività dei carabinieri della provincia di Trieste che hanno celebrato nel Piazzale delle Milizie a San Giusto l'anniversario dei 208 anni della fondazione. L'Arma nel 2021 si è occupata di 4.300 reati, poco più della metà degli 8.500 compiuti nella provincia di Trieste. In questo 2022 i reati sono stati poco più di 2.000, con l'Arma che ne ha seguiti 1.000. Il comandante provinciale, il colonnello Mauro Carrozza,
marzo, ha ricordato l'impegno dell'arma al fianco dei giovani e dei pericoli che corrono, citando il terribile omicidio di inizio anno del 17enne soffocato da un 22enne perché innamorato della stessa donna, l'attenzione verso gli arrivi dei migranti e poi il ruolo fondamentale della stampa nella difesa della democrazia, gli altri temi citati nel discorso del colonnello. Un agente della polizia penitenziaria è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta relativa al carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. L'arresto è stato effettuato venerdì scorso, ma la notizia è trapelata solamente oggi. L'uomo, difeso dall'avvocato Sara Peresson di Tolmezzo, sarebbe accusato di reati legati alla droga e dispositivi cellulari. Per domani è prevista l'udienza di convalida dell'arresto, che sarà celebrata in tribunale a Udine dal GIP Carlotta Silva. Un procedimento disciplinare per la studentessa dello Stringer che una settimana fa ha aggredito una compagna di classe per quella che ha filmato le scene, lo ha annunciato la preside Monica Napoli. La vittima non è ancora tornata a scuola. Non è ancora tornata a scuola la studentessa dello Stringer di Udine aggredita una settimana fa da una compagna, prima dentro, poi all'esterno dell'istituto, perché aveva fatto la spia su un deodorante spray incendiato in classe. A riferirlo è la preside Monica Napoli, che ha anche annunciato l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'aggressore e di un'altra ragazza che ha filmato le scene. La ragazzina non è ancora rientrata a scuola, questa mattina ci è stato presentato un ulteriore certificato medico dal quale si evince che ha ancora dolori e quindi non se la sente di riprendere le lezioni. È in corso un procedimento disciplinare ovviamente per quanto riguarda i fatti avvenuti all'interno dell'istituto scolastico, quindi domani pomeriggio è stato convocato d'urgenza un consiglio di classe. È anche emerso che quel lunedì le due ragazze erano uscite da scuola prima della fine delle lezioni. Ho personalmente verificato sul registro elettronico e hanno richiesto di uscire anticipatamente. La preside si è detta molto dispiaciuta per l'accaduto e ha annunciato un giro di vite per il prossimo anno scolastico. È un episodio deplorevole che mi rattrista particolarmente, anche perché l'istituto ha promosso diverse iniziative appunto per contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Ha messo mano al regolamento anche per quanto riguarda le uscite anticipate, ma sicuramente si chiederà ai collaboratori e ai docenti un controllo serratissimo. 3 milioni di palloncini destinati alle feste in Friuli sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pordenone perché non in regola con la marchiatura CE, denunciati per frode in commercio illegali rappresentanti di 4 aziende. I palloncini destinati a feste e party friulani erano di ogni taglia, misura e colore, con scritte inneggianti al festeggiato e ogni ricorrenza. Quelli trovati e sequestrati, prima nel pordenonese e poi nell'Interland milanese, dai finanzieri del comando provinciale di Pordenone, erano però privi di una caratteristica fondamentale, la regolare marcatura CE, indispensabile per attestarne la produzione con materiali e procedimenti conformi a quelli imposti dalla normativa europea. La scoperta che ha portato alla denuncia dei legali rappresentanti delle aziende, tutti cinesi, per frode in commercio, è stata fatta dalle fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Friuli Occidentale, che partendo da un primo sequestro di 25.000 pezzi, eseguito tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 in due negozi pordenonesi, sono riusciti a risalire alla filiera di approvvigionamento, individuando i fornitori in due aziende, anche queste gestite da cittadini cinesi, operanti in provincia di Milano. Le perquisizioni dei locali, ordinate dalla Procura della Repubblica di Pordenone, dopo che una perizia aveva confermato la non conformità dei prodotti, ha portato alla scoperta di oltre 3 milioni di palloncini, tutti con irregolare marcatura CE, tale però da poter indurre in errore il consumatore finale sulla regolarità del prodotto. A sorprendere i militari più che il quantitativo è stata la dimensione dei capannoni in uso ai due importatori, ben 9, ampi oltre 90.000 metri quadrati, stipati con un numero di merci tali da rendere le ricerche dei prodotti particolarmente complesse. Molesta una ragazza, scatta l'arresto per violenza sessuale, successo nel weekend a Lignano. È stato fermato dai carabinieri un 19enne straniero residente in Friuli. È successo la notte del 6 giugno, quando i carabinieri della stazione di Lignano sono stati richiamati dalla reazione di una ragazza all'aggressione subita da parte di un cittadino tunisino di 19 anni residente nell'ex provincia di Udine. La giovane, una ventenne residente nell'Interland udinese, era stata obbligata dal ragazzo a subire dei palpeggiamenti prima che militari prontamente intervenuti bloccassero e arrestassero il giovane.
Rete autostradale presa d'assalto questo primo lunedì del mese in concomitanza col rientro dal ponte del 2 giugno alla conclusione dei festeggiamenti per la festività austriaca della Pentecoste. Stamattina vicino Portoguaro c'è stato un tamponamento tra due mezzi pesanti in coda sulla 4. L'incidente ha causato il ferimento di un camionista rimasto incastrato nell'abitacolo della motrice. Non è grave. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la Polstrada, il personale di Autovie Venete. L'autostrada è rimasta chiusa circa 4 ore tra il nodo di Portoguaro e San Sino di Rivenza in direzione Venezia. È partita dalla cittadella degli Alpini, organizzata sul piazzale del Resentello di Ventimiglia, la prima delle 23 tappe della staffetta alpina Ventimiglia-Trieste, che rientra nelle celebrazioni per il 150° anniversario della costituzione del Corpo degli Alpini. Presenti alla partenza il generale Ignazio Gamba, comandante delle truppe alpine dell'esercito, e il presidente ANA Sebastiano Favero. I corridori delle truppe alpine dell'esercito e dell'ANA saranno chiamati a percorrere 1500 km. In 4 settimane con itinerario di 23 tappe che collegherà le Alpi Marittime a quelle Giulie. L'arrivo a Trieste è previsto per il 2 luglio. Siamo ai dati della pandemia, leggera risalita dei casi da Covid in regione, i nuovi contagi sono 109 contro i 60 di una settimana fa, sono stati analizzati 1.435 tamponi con un tasso di positività del 7,6%, si registrano due decessi, stabile a quota 2 il numero di persone in terapia intensiva, mentre sale a 91 quello dei ricoverati negli altri reparti. La Regione sigla un protocollo d'intesa con le Camere di Commercio e con ANCI del Friuli Venezia Giulia per il supporto a enti locali e imprese per la piena attuazione del PNRR. Le Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia, che stanno concludendo le operazioni per i rimborsi COPCA e cooperative e operai, e sono coinvolte dalla Regione anche per il supporto a enti locali e imprese per la piena attuazione del PNRR. A tal proposito è stato siglato un protocollo d'intesa che rafforza la collaborazione tra i firmatari. C'è la volontà di avvicinare il più possibile i comuni più piccoli, quelli meno strutturati, alle sfide e alle opportunità che risiedono nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un lavoro che continuiamo a fare insieme, come stiamo già facendo anche con la cabina di regia regionale con ANCI, e siamo convinti che la grande mole finanziaria di risorse che appunto il Piano Nazionale mette a disposizione si tradurrà, grazie a questo lavoro di squadra, in investimenti a vantaggio del territorio. Prestiamo le risorse ai nostri comuni affinché possano essere aggiudicatari dei bandi in posizione migliore rispetto a chi un progetto pronto non ce l'ha, e questo comporta anche una miglior progettazione delle opere all'interno delle amministrazioni comunali, per cui basta ai sogni che rimangono nel cassetto, ma sì a progetti operativi e reali. Intesa San Paolo e Confindustria Udine hanno siglato un accordo per la crescita delle imprese del territorio basato sul percorso congiunto in corso con Confindustria Nazionale Competitività, Innovazione e Sostenibilità. L'accordo mette a disposizione delle imprese del Friuli Venezia Giulia 3,2 miliardi di euro per promuovere l'evoluzione del sistema produttivo su tre driver fondamentali per la crescita in coerenza con il PNRR. Il plafond verrà destinato alle necessità di intervento di liquidità ancora esistenti nel sistema produttivo, proponendo contemporaneamente delle soluzioni studiate per riequilibrare in maniera opportuna la struttura dei debiti esistenti. Costa Crociere è pronta ad assumere nuove figure per la prossima stagione. Grazie alla collaborazione con la Regione sono previsti nuovi corsi con le selezioni che sono appena partite. Sono 79 le figure professionali che sta cercando Costa Crociere. Le selezioni si chiuderanno il 27 giugno e per iscriversi basta usare l'app Lavoro FVG o collegarsi al sito regione.fvg.it. Dal 2017 sono 209 le persone formate dalla compagnia e dall'ente in collaborazione con ENAIP. Con Costa abbiamo iniziato una buona pratica che poi stiamo attuando anche con molte altre imprese e servizi del territorio, selezionando il personale, formandolo ad hoc per quelle che sono le esigenze di Costa Crociere in questo caso. È una collaborazione che risale al 2017, abbiamo organizzato già 18 percorsi formativi con di successo rivolti a professioni del turismo, quindi animazione, accoglienza, escursioni, con tassi di occupazione che vanno oltre il 95%. Per questa selezione è obbligatorio saper nuotare e conoscere almeno l'inglese a livello B1 ed essere domiciliati in FVG per gli under 30.
studente. È necessario anche essere disoccupati. Costa circa 18 figure per accoglienza e ospitalità, 25 animatori, adulti e bambini, 18 tecnici luci, suono e video e 18 fotografi. Oltre ai corsi di formazione sono previsti corsi obbligatori per navigare che si terranno fuori regione, ma le spese saranno a carico appunto dell'ente. Questi corsi permettono l'ottenimento dei brevetti che sulla sicurezza a bordo delle navi da crociera, senza i quali non si può lavorare sulle navi da crociera. Questi percorsi portano quasi al 100% delle assunzioni. Il segretario del PD Enrico Letta ha fatto tappa oggi a Gorizia per sostenere Laura Fasiolo, occhi già puntati alle elezioni regionali del prossimo anno. Parte da Gorizia la rincorsa del centro-sinistra verso le elezioni regionali del 2023. Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta ha fatto tappa oggi nella città isontina per sostenere la candidata a sindaco Laura Fasiolo. La sfida di Gorizia ha un'importanza nazionale, le parole di Letta, che ha toccato anche temi nazionali e internazionali. E Gorizia ridiventa e diventa ancora più importante rispetto a quanto lo è sempre stata. E poi per un motivo molto semplice e forte, per noi Friuli Venezia Giulia è terra difficile da qualche anno a questa parte. Abbiamo avuto una grandissima speranza e una quasi vittoria con Francesco Russo a Trieste. L'altra volta, cioè 5 anni fa, queste 26 città che vanno al voto, tra cui Gorizia, noi ne perdemmo 20 su 26. Noi adesso abbiamo scelto la strada delle coalizioni, dell'allargamento, dell'inclusione, del campo largo. È il lavoro che stiamo cercando di fare e che varrà anche per il Friuli Venezia Giulia, per le elezioni regionali. Abbiamo già cominciato a ragionare, a discutere col partito regionale, ovviamente, che guiderà il percorso, per avere anche qui un'alleanza larga, con un fortissimo legame con il territorio, che individui una candidatura al momento opportuno, che sia la candidatura vincente in grado di battere Federica. È stata inaugurata in serata a Milano un'installazione dedicata al rapporto fra il territorio e il prosciutto di San Daniele. L'iniziativa è del Consorzio del Prosciutto di San Daniele in occasione della Milano Design Week. Ci racconta tutto Francesca Spangaro, collegata in diretta da Milano. Buonasera a te. Buonasera a te Alexis, buonasera ai nostri telespettatori. Chi passerà qua da zona Tortona avrà tantissimo da vivere, ma potrà anche immergersi per un istante in un'atmosfera completamente diversa, quasi sedersi sulle rive del Tagliamento, guardare sullo sfondo San Daniele e sentire il vento e il microclima del Friuli Venezia Giulia e in particolare del territorio dove nasce il prosciutto di San Daniele. Con il direttore generale del consorzio San Daniele DOP, Mario Emilio Cicchetti, raccontiamo proprio il senso di questa installazione che da qui a domenica porterà chi passerà di qua in un altro mondo. Beh, abbiamo portato una pillola di Friuli, quindi abbiamo portato questa installazione che ha descritto bene lei, quindi chiediamo a tutti di venirla a vedere, e quindi è un po' una sorpresa, ma in realtà portiamo anche quello che è l'ingrediente unico e ripetibile del prosciutto di San Daniele. Sicuramente è figlio di un grande sistema produttivo, una filiera italiana, un lavoro che è fatto da certosini e con grande dedizione, ma è sicuramente figlio dei suoi luoghi, dei suoi territori. Se non ci fosse quel clima, quell'ambiente, quelle colline, quelle montagne, non si potrebbe fare un prosciutto così, e per fortuna lo si può fare solo lì da noi. Quindi questo portiamo a Milano in un'edizione del Fuori Salone che è anche connotata dai temi della sostenibilità, della difesa dell'ambiente, che anche per il prosciutto di San Daniele sono due valori importantissimi, in particolare in questo momento in cui bisogna difendere il clima e l'ambiente, perché se modifichiamo questi elementi che sono naturali e non sono sostituibili, non si può più fare un miracolo come quello del prosciutto di nostro prosciutto di San Daniele. C'è appunto, ci sono riflessioni ambientali, lo vediamo qua, è ricordato praticamente in ogni dove questo tema essenziale. Diceva anche, questa è la Design Week, il Fuori Salone, c'è un'arte alle spalle, insomma si può definire un'arte fare il prosciutto. Sì, San Daniele è venuto a Milano in questo che è l'evento più importante, uno degli eventi più importanti del mondo di design, di creatività e anche di soluzioni tecniche, proprio perché fare un prodotto importante, un'eccellenza italiana come il prosciutto di San Daniele ha gli stessi requisiti, gli stessi ingredienti, ci vuole intelletto, ci vuole cultura, ci vuole passione, ci vuole capacità, ci vogliono uomini, e questo accomuna il design italiano e internazionale al prosciutto di San Daniele, e quindi ci sentiamo sicuramente a nostro agio in questo contesto.
E si sentono a loro agio anche coloro che sono qua ad assaggiare il prosciutto di San Daniele, che si presterà benissimo anche per questa estate milanese che comincia. Da Milano è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Francesca Spangoro per questo collegamento in diretta da Milano. Ora parliamo di Udine, con 5 rotonde presenti in punti nevralgici di accesso al capoluogo. Sono state abbellite con piante e fiori grazie all'intervento di privati che si occuperanno per 3 anni anche della loro manutenzione. Sono partite da Viale Palmanova le inaugurazioni di 4 aiole, la cui manutenzione sarà gestita da alcune aziende private con il consenso e il gradimento del Comune di Udine. Oltre all'intervento di riqualificazione, l'operazione prevede processi manutentivi per 3 anni. Operazione di sponsorizzazione di tante aziende del territorio che hanno voluto rendere più belli questi spazi che sono circondati dalle macchine, perché sono al centro in pratica di una viabilità. Siamo nella zona di Viale Palmanova e questa è una delle, tra l'altro, rotonde ultime che abbiamo realizzato, e adesso grazie alla sponsorizzazione dei privati saranno ancora più belle, con dei fiori, delle essenze. Purtroppo la stagione è molto complicata perché il caldo sta mettendo un po' in difficoltà soprattutto l'erba, e quindi l'erba non ha quel verde che di solito dovrebbe avere in questa stagione. Oltre a Viale Palmanova, le rotatorie rivalorizzate sono quelle di Piazza Lecella, Viale Venezia e Viale Monsignor Nogara. È stato inaugurato a Pagnacco, nella sede dell'azienda agraria dell'Università di Udine, il primo impianto in Italia per la trasformazione della lana in materiale organico fertilizzante. Trasformare la lana di pecora in fertilizzante organico è oggi possibile grazie ad un macchinario sviluppato dalla startup Agrivello dell'Università di Udine, un impianto unico in Italia, grazie al quale la lana, altrimenti destinata a materiale di scarto, può diventare un concime sotto forma di pellet ricco di proprietà, utili sia nella floricoltura che in orti familiari e sociali. Sono praticamente vari step di trasformazione che però permettono al materiale di non degradarsi e non cambiare appunto le sue proprietà, insomma, di fertilizzante, da concime. Si può tranquillamente creare un concime fertilizzante con un 10% di azoto e una grande proprietà ammendante, proprio perché riesce ad arricchire il terreno. Abbiamo cercato di creare un prodotto che avesse la capacità di bypassare il lavaggio, ma che permettesse comunque a qualsiasi tipo di allevatore di poter recuperare la propria lana. Questa attività produttiva da oggi può cominciare perché abbiamo ricevuto l'autorizzazione sanitaria per poterlo fare, ed è da questo punto di vista l'unico impianto in Italia che ha questa autorizzazione. Per noi un orgoglio non solo averlo messo in piedi, ma anche dargli la possibilità di essere utilizzato attivamente attraverso questa startup che si occupa anche della tosatura della lana. Una Fiat Panda ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi tra le strade secondarie di Manzano. La persona alla guida dell'utilitaria è riuscita ad uscire dall'automobile giusto in tempo, abbandonando la vettura in un campo che costeggia la strada. La fuga fortunatamente è avvenuta poco prima che l'automobile venisse completamente avvolta dalle fiamme che si sono levate dal vano motore. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con tutte le notizie sportive in Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli.